ciò a cui ambiamo, ed è anche un appello alle persone mature a sostenerci, a renderci partecipi delle loro decisioni e a non lasciarci da parte, perché dovete ricordare soprattutto voi che siete più grandi, che se oggi noi siamo il vostro futuro, domani inevitabilmente noi saremo il passato dei nostri figli. Adesso che la precarietà ci permetta di farlo. Personalmente non credo necessario cambiare il mondo, ma l'importante è che ognuno di noi faccia nel proprio piccolo qualcosa affinché il futuro della collettività migliori. Questo è il motivo principale per cui ho scelto di candidarmi con l'Alternativa, perché è l'unica lista ferrandina che dà la possibilità di cambiare veramente qualcosa. Grazie. Bravissimo Giancarlo. Emozionarsi non è un segno di debolezza, Giancarlo. E adesso ho anche l'immenso piacere di presentare un ragazzo che io non conoscevo prima d'ora, che ho conosciuto grazie a questa esperienza. Carmine Menzella. Buonasera a tutti. Allora, io volevo utilizzare questo spazio, breve spazio che vi è concesso, per parlare della situazione giovanile a Ferrandina, per mettere in rilievo quelle che sono le problematiche e alcune delle nostre proposte concrete per migliorarne la qualità di vita. Allora, quando noi parliamo dei giovani, dobbiamo sapere, questo è notorio, che tutti quanti i giovani, anche quelli presenti in questa piazza, hanno capacità, hanno talenti, hanno competenze, hanno delle vocazioni, hanno attitudini. Allora, attitudini, competenze, capacità devono essere da loro conosciute e devono essere valorizzate. Di conseguenza i giovani da soli, questi, non possono farlo, hanno bisogno di un ambiente, hanno bisogno di un contesto culturale di riferimento, hanno bisogno di interagire, di interloquire con ciò che li circonda affinché possano valorizzare meglio se stessi e possano esprimersi adeguatamente. Allora chiediamoci quali sono a Ferrandina gli spazi che consentono ai giovani di esprimersi, di valorizzarsi. Noi dobbiamo prendere in considerazione questi spazi, sia crearli di nuovi, sia ripristinare quelli che già esistono, rinnovarli. Allora, uno di questi spazi nuovi che noi vogliamo mettere a disposizione dei giovani per evidenziare una maggiore partecipazione loro è quello che noi abbiamo chiamato Casa della Cultura e dei Saperi. Sarebbe un luogo fisico nuovo che a Ferrandina non c'è ancora, un luogo che noi abbiamo pensato di dotare di una mediateca, di postazioni internet in cui i giovani possono partecipare attivamente a diverse attività, un luogo fisico in cui avviare diversi percorsi, allora, percorsi museali, percorsi relativi a tanti ambiti culturali quali l'arte, il cinema, la letteratura. Quindi i giovani hanno bisogno di questo determinato luogo. Allora, questo luogo che noi abbiamo pensato di creare e di costruire rientra all'interno di un progetto di più vasto respiro nostro che si chiama Habitat. Non sarebbe altro che una rete, un sistema integrato, non sarebbe altro che una connessione tra chi? Tra il comune e tutti gli operatori del terzo settore. Ora, questa connessione deve essere finalizzata sia a rivitalizzare culturalmente il nostro territorio che è impoverito, allora, sia a migliorare tutti i servizi sociali del nostro territorio e sia al recupero e al rilancio turistico del nostro territorio. Un altro spazio qual è oltre a questo che vogliamo creare? Uno spazio già esistente, la Biblioteca Comunale di Ferrandina. Allora, noi non possiamo assistere inermi a che cosa? Lo sfacelo della nostra biblioteca, al fatto che la nostra biblioteca sia tramortita, sia un luogo morto. Allora, la nostra biblioteca deve dotarsi di che cosa? Deve prima di tutto aggiornarsi, riorganizzarsi, ristrutturarsi, dotarsi di un catalogo online, deve dotarsi di altre figure professionali. E guardate che riorganizzare la nostra biblioteca significa anche avere dei riflessi occupazionali per quanto riguarda giovani laureati che potrebbero essere assorbiti in determinate attività nella biblioteca. Ora, figure professionali che possono assorbire i giovani e che possono dare supporto a che cosa? Possono dare supporto alle ricerche personali di altri cittadini. Allora, quindi ritengo che riorganizzare la biblioteca possa fornire l'opportunità e l'occasione per nuove forme di professionalità, anche se a tempo determinato, anche se occupazione a tempo determinato. Un altro spazio, quale può essere? Ne parleremo anche in seguito, questo qui è soltanto un accenno che io vi faccio, è lo sport. Ora, lo sport è fondamentale perché anch'esso è un luogo di espressione di talenti e di capacità che devono essere valorizzate.
E quindi è necessario che lo sport sia attenzionato, è necessario che lo sport sia oggetto di una maggiore dedizione, i suoi impianti devono essere ripristinati, noi sappiamo in che stato versano gli impianti sportivi a Ferrandina. Quale può essere un altro spazio oltre allo sport, oltre alla biblioteca comunale? È la scuola. Ora la scuola, io già l'ho accennato quando ho fatto la presentazione della lista, però lo ribadisco proprio per rafforzare questa convinzione. Allora, la scuola non ha più gli strumenti oggi sia per completare la formazione dei ragazzi, per renderla più compiuta, e sia per combattere la dispersione scolastica e il disagio socioculturale che oggi a Ferrandina sono cause di abbandono della scuola da parte dei giovani. Allora, come può agire il comune nel campo scolastico? Un ruolo del comune nell'ambito scolastico non riguarda soltanto l'edilizia con la messa in sicurezza degli edifici scolastici, ma anche quello di arricchire i contenuti didattici, quello di fornire un contenitore funzionale efficiente alla scuola. Quindi il comune deve garantire, deve rendere possibile l'apertura della scuola al territorio e l'educazione permanente. Allora, molto di più mi suggeriva Giuseppe di quanto si stia facendo adesso. E quindi aprire la scuola al territorio che cosa significa? Significa che il comune, l'amministrazione comunale deve progettare insieme alla scuola, in collaborazione con gli organi collegiali locali, quindi con la scuola del territorio, deve progettare una serie di interventi, iniziative, attività che coinvolgano tutti i cittadini, non soltanto nelle ore scolastiche, anche in ore extrascolastiche, mettendo a disposizione dei cittadini locali scolastici le sue attrezzature, le sue strutture, ma anche individuando altri luoghi fisici oltre a quelli confinati all'interno della singola struttura scolastica. E guardate che aprire la scuola al territorio può avere anche dei riflessi occupazionali nel campo dei giovani laureati, che potrebbero essere utilizzati per progetti. Ovviamente si tratterebbe sempre di occupazioni part-time, occupazioni a tempo determinato, occupazioni relative ai progetti, ma è indispensabile perché i ragazzi a Ferrandina, i giovani laureati, non possono usufruire neppure di queste limitate occasioni. Ora concludo facendo una piccola analisi critica. Dove reperire i fondi necessari per applicare tutti questi servizi? Noi sappiamo che il Comune di Ferrandina sta versando in una situazione critica da un punto di vista economico-finanziario. Allora io ritengo che l'unica possibile risposta risieda in una gestione razionale, intelligente, oculata delle risorse del Comune. Che cosa significa gestione oculata? Significa ottimizzazione delle risorse, significa razionalizzazione delle risorse, significa evitare gli sprechi. Allora, significa evitare gli sprechi. Allora, tanti sono gli sprechi da noi analizzati, nel campo dell'energia l'abbiamo visto, nel campo dei rifiuti e del loro smaltimento l'abbiamo visto, poi di questo Giuseppe anche oggi ne parlerà in maniera più esaustiva, ne è stato già fatto un accenno da parte di Roberto. Anche nel campo dei servizi che vengono affidati spesso a ditte esterne, anche questo rappresenta uno spreco da parte del Comune, anche se altri ne pensano o pensano diversamente. Però io sorvolo su questi sprechi perché già se ne parlerà e se ne è parlato, volevo soltanto fare riferimento ad un piccolo spreco, anzi un grande spreco, di cui nessuno ne ha mai parlato, la gestione del randagismo da parte del Comune di Ferrandina attraverso una rinnovata convenzione con il canile di Matera. Ora, questa gestione, questa convenzione che viene fatta con il canile di Matera per risolvere il problema del randagismo produce a Ferrandina, documentabili questo, una spesa complessiva di 64.000 euro, l'equivalente di 2 euro più IVA a cani al giorno per un totale di 82 cani che vengono detenuti nel canile di Matera. Ora la nostra associazione, la nostra lista, insieme ad un'associazione animalista presente sul territorio, ha elaborato, approntato una serie di soluzioni che non passano necessariamente per una convenzione al canile, che permettono di risolvere adeguatamente il problema evitando gli sprechi da parte del comune, quale ad esempio una campagna di sterilizzazione sul territorio o l'adozione incentivata.
Quindi ritengo che queste siano delle soluzioni semplici, chiare, coerenti, che vengono portate avanti da un gruppo di persone dotate di senso civico. E senso civico sia, penso che sia una caratteristica fondamentale per chi deve amministrare un comune e soprattutto deve portare avanti una politica non soltanto tesa all'interesse personale, ma al bene della collettività, della comunità, dell'insieme. Passo la parola al prossimo. Grazie a tutti. Alla faccia dei ragazzi inesperti. Scusate. E adesso, per favore, Giovanni, mi controlli un attimo, perché vi voglio presentare Roberta Giuliano. Buonasera a tutti. Allora, io ho quasi 26 anni e molte volte mi sono fermata anche a pensare, proprio perché viviamo in un periodo di crisi che ci riguarda non solo nella regione Basilicata e nel nostro paese, ma anche a livello nazionale, su quello che io potessi fare, visto che ho speso tanti anni di studi e visto anche che la regione Basilicata l'anno scorso mi ha dato la qualifica di responsabile della fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale. Allora, molte volte, soprattutto da quando ho deciso di far parte del gruppo della lista civica L'Alternativa, ciò che ci è stato rinfacciato, ciò di cui siamo stati tacciati, è stata una mancanza d'esperienza. Ora io vorrei rivolgervi una domanda. L'esperienza di cui voi avete bisogno o che voi richiedete è un'esperienza politica o un'esperienza tecnica? Se fosse il caso della seconda, cioè l'esperienza tecnica, ci renderemmo subito conto che negli anni scorsi si sono succedute diverse personalità che hanno vantato esperienze tecniche. E quello che è il risultato, basta guardarsi intorno e lo vediamo qual è. E se quindi, visto che io penso che abbia più valore l'esperienza politica, quella richiesta da tanti di voi, di quale esperienza politica stiamo parlando? Cioè, stiamo parlando di un'esperienza politica di alzare il telefono e farsi raccomandare, un'esperienza politica di partiti che dettano dall'alto delle decisioni verticistiche e fanno calare dei programmi amministrativi sulle scrivanie come manna dal cielo, oppure stiamo parlando di un'esperienza politica che parte dallo sguardo che possiamo dare sul nostro territorio e che quindi ci avvicina e ci fa riflettere anche su problematiche che a noi sembrano non esistere? Allora, il nostro programma amministrativo è stato studiato proprio perché noi siamo partiti da quelle che erano la nostra esperienza personale e quella che era la nostra esperienza comunitaria. Quindi, per chi ha avuto la fortuna di leggerlo, si può benissimo rendere conto che non si tratta di un programma scritto da un gruppo di quacquaraquà o di persone che vogliono un quarto d'ora di celebrità in questa piazza. E soprattutto vorrei dire che noi siamo il movimento e non il partito, non siamo il movimento del no, del forse o del movediamo, noi siamo il movimento delle persone che vogliono andare a colmare delle lacune profonde che si sono venute a creare proprio in questo paese, visto che tanti di noi si sono sempre voluti legare a quella che è la vecchia e malata amministrazione fatta di una vecchia classe gerarchica e politica, invece di dare spazio a noi giovani, visto che dite sempre che a noi l'esperienza manca. Bene, allora io vi voglio portare dei dati. Io personalmente, proprio data la mia qualifica, mi sono occupata nell'alternativa e non solo, perché vengo da un progetto regionale di un anno, del settore turismo e cultura. Allora, il 26 aprile del 2011, quindi proprio qualche giorno fa, in Basilicata e soprattutto a Matera, tutti quelli che si sono affacciati della regione anche stamattina, si sono presentati a Matera a festeggiare la giornata del turismo, di cui nessuno appunto sapeva niente, perché l'unico manifesto e l'unica pubblicizzazione che è stata fatta di questa giornata sta a Palazzo Caputi. Bene, gli assessori e i consiglieri hanno detto che negli scorsi anni la frequentazione turistica, soprattutto nel materano, è salita da 390.000 presenze, che vengono calcolate in pernottamenti, a 490.000, e quindi c'è stato un aumento del 3,4% di presenze. E voi pensate che
a guadagnare da queste presenze che sono aumentate, siano solo gli operatori turistici o i servizi presenti del terzo settore. Io penso che invece, grazie anche alle opportunità che ci dà l'Unione Europea, visto che ha stanziato dei fondi dal 2007 al 2013 proprio per incentivare quella che è la filiera turistico locale, possiamo incentivare quelle che sono le piccole e medie imprese con tanti, ma tantissimi fondi e progetti come i PIOT, che sono i piani integrati di offerta turistica, che puntano proprio sulle piccole e medie imprese, le cooperative, le prologue, anche le persone singole, che fremono insieme anche a me, perché ripeto, io ho questa qualifica, nel voler attuare quelli che sono dei progetti proprio su una regione che ha tanto da spendere.